Ed eccoci tornati in diretta con BCE Board. La BCE alza i tassi di 50 punti base. Su questo fronte nessuna sorpresa, perché le attese effettivamente erano queste. Si parlava di 50 o 75 punti base, ma insomma, come detto, gli analisti erano quasi sicuri che l'Istituto Centrale Europeo avrebbe deciso per il 50, e ha affermato però, un po' come ha fatto Powell ieri sera, di prevedere ulteriori incrementi. E peraltro adesso poi torneremo ancora sul comunicato. Quello che ho detto prima della pubblicità è che riprendo in questo ulteriore blocco salutando Gian Ergas, perché è la prima domanda che voglio fare a lui. Gian, ben trovato, grazie per essere grazie. Con noi. Buongiorno. Grazie, molto gentile. Ti chiedo ovviamente un commento su questa decisione, ma quello che ho notato subito, e volevo capire se anche tu l'hai notato, che sul comunicato viene proprio evidenziato con una precisione quasi veramente millimetrica che l'inflazione resterà ancora fino al 2025, cioè solo nel 2025 potremo sperare di vederla tornare al 2%, poco più del 2%, ma mi pare di avervi notato proprio questa cosa. Ha ribadito più volte il concetto come se ci fosse una presa di coscienza ancora più forte, no? Come dire, noi rialziamo di 50 punti base, allentiamo leggermente come hanno fatto le altre banche centrali, la Fed, la Bank of England, eccetera, però vi stiamo avvertendo che il problema è tutto che risolto. Insomma, questo è un po' adesso detto in modo molto terra terra. Allora, che idea ti sei fatto tu? Poi andiamo a riprendere anche il comunicato e rileggiamo alcune parti. Ma io credo effettivamente che è una decisione assolutamente prevedibile. Vediamo anche che qui c'è una situazione molto complessa con la BCE, perché la BCE io la definirei una banca centrale che funziona con i doppi pedali, tipo la scuola guida. Questo è molto importante. Da un lato c'è questo fattore chiaramente dell'inflazione, che è estremamente importante. D'altronde devono anche tenere conto del rischio politico, del rischio sovrano. Dunque tutto quello che fa la BCE è importante, diciamo, a queste due, ossia questi due fattori, a questo modello tipo matrice. Dunque hanno voluto trovare qui una specie di media. Secondo me avrebbero potuto fare dal punto di vista economico 75, perché vediamo questa situazione che non scende assolutamente, perché se noi guardiamo i dati, noi vediamo una situazione che chiaramente richiede dal punto di vista economico, linea, vettore, economia, richiede 75. Quindi tu, ecco, tu sei deluso, tra virgolette, cioè secondo te, per rispettare un po' la situazione, cioè per cercare di andare incontro alla situazione, avrebbero dovuto continuare con 75, ok. Sì, no, per il momento io mi aspettavo 50, perché ho fatto questo calcolo tipo matrice, ho detto, beh, sai, qui c'è una matrix structure, doppi comandi, c'è da un lato c'è l'economia e dall'altro c'è, diciamo, questo fattore politico. Loro avessero seguito, diciamo, questa linea, questo vettore economico, così è molto semplice. Dunque la decisione che hanno preso, secondo me, è stata pressoché salomonica, nel senso che da un lato dicono effettivamente sì, faremo 50, dunque non spaventatevi troppo. Perché se avessero seguito la linea economica c'è stato veramente il 48 sul mercato obbligazionario, e con rischio anche di un event risk dal punto di vista sovrano. D'altronde fanno capire molto chiaramente che questa è tattica e non è strategia. La strategia rimane di riportare questo tasso di inflazione al 2% e di arrivarci, ossia loro sono come la Fed a questo punto, un attimo maratoneti. Dovrebbero ancora più incentivo della Fed a aumentare, diciamo, i tassi, per un semplice motivo che hanno un'inflazione che permane al 10%. Hanno detto giubolo, tutto contenti, eravamo al 10,6 o l'11 in certi paesi, adesso siamo arrivati al 10, ma siamo sempre molto sopra anche una Federal Reserve che ha fatto una serie di raffica di aumenti di 75. Abbiamo seguito voi con il vostro eccellente programma ieri, grazie che vi ho lasciato partecipare, la Federal Reserve, e dunque loro sono ancora indeferita praticamente sulla Federal Reserve, che poi chiaramente dovranno anche tener conto di questa riduzione del portafoglio obbligazionario, che è un modo di dire: guarda, non potevamo fare 75 per motivi cosmetici, però accelereremo o faremo una più del previsto, accelerazione per riduzione del portafoglio obbligazionario sull'APP, che è il quantitative easing tradizionale, per cominciare a drenare liquidità dal sistema. Loro sono 5 trilioni di bonds, e dunque questa è veramente una situazione molto complessa che la Lagarde deve gestire. Da un lato economia,
politica ortodossa monetaria. Dall'altro lato c'è chiaramente il rischio sovrano, c'è la famosa questione Italia, che è l'elefante nella stanza di cui nessuno parla. Ossia, io a questo punto avrei delle domande molto semplici a fare al signor Lagarde. Cosa le chiederesti? Cosa le chiederesti tu, per esempio, Gian? Poi sentiamo quali sono le domande che ricorreranno principalmente nella conferenza stampa, che seguiremo ovviamente con te. Tu cosa, se fossi lì, cosa le chiederesti? Ho annotato qui giusto alcune domande che le vorrei fare. Uno, qual è la vostra corrente posizione attuale tipo GPS politica monetaria? Siete a una posizione neutrale, restrittiva, sufficientemente restrittiva? Poi le chiederei così, proprio di petto, proprio prendendola di petto, proprio l'Eurozona è in recessione, sì o no? Allora, questa è la vera domanda, però io ho sottolineato, guarda, ritorno sul comunicato, perché in realtà loro, attraverso il comunicato, hanno già un po' risposto a questa domanda, chiaramente. Poi verrà fatta sicuramente a Christine Lagarde. Una recessione, ovviamente qui sono stime dell'Eurosistema, una recessione sarebbe relativamente, secondo queste stime, queste proiezioni, relativamente breve e poco profonda, ma e si parla del 2023, il prossimo anno la crescita sarebbe contenuta ed è stata rivista significativamente al ribasso rispetto alle proiezioni precedenti. Quindi abbiamo ovviamente una crescita contenuta, una recessione che però sarebbe quasi un flash, l'ho detto anche prima al mio ospite precedente, un po' una toccata e fuga. Lui mi ha detto, ma mi viene un po' da sorridere, tu cosa mi rispondi? Ma io credo che questi effettivamente sono due punti qui molto importanti. Cosa vuol dire una recessione breve e cosa vuol dire una recessione light? Ossia, questa recessione secondo loro decaffeinated light. Prima dicevano che questo era uno scenario tipo i marziani che arrivano sulla Terra. Scusate un attimo che qui devo... Sì, non ti preoccupare. Esatto. No, che questi erano i marziani che stavano arrivando sulla Terra. Oggi effettivamente mi sembra che qui ci sia un'altra situazione, una situazione estremamente semplice, dove abbiamo effettivamente, ossia, una recessione che è imminente, che in alcuni paesi è già iniziata, e poi dobbiamo vedere anche l'impatto marginale di un rallentamento della crescita, non sarà proporzionale ed uguale per tutti i paesi. Dunque ci può essere qualcosa di leggero, però che può avere un impatto al margine estremamente forte. Dunque, ecco, secondo me, questo per me rimane proprio il punto principale di tutta questa situazione, ossia come possiamo noi poi giudicare in maniera concreta cos'è effettivamente una recessione. Certo, questo è molto importante. Allora, noi abbiamo messo la schermata giusto per far vedere che stiamo attendendo l'inizio della conferenza stampa, c'è un po' di movimento perché effettivamente mancano 5 minuti, cominceranno come sempre prima il vicepresidente Luis de Guindos e poi la presidente Christine Lagarde e spiegheranno appunto queste decisioni. Ma senti Gian, torniamo pure, grazie Alessandra in regia. Facciamo un riferimento, anche un collegamento rispetto a come si è posto ieri Powell e a come pensi si porrà Christine Lagarde, cioè, e poi abbiamo proprio in questo caso, perché siamo vicini a Natale, quindi le due riunioni consecutive, ecco, ti aspetti un po' una replica, perché anche qui, scusami, un'altra cosa che io avevo notato nel comunicato stampa, adesso spero di riprenderla subito. Ah no, avvisano subito, proprio all'inizio, ecco, quando appunto viene manifestata la decisione di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento, però subito viene detto continueremo ad aumentare in maniera significativa, un po' come ha fatto Powell ieri, no? Ha rallentato ma messo in guardia, è lo stesso atteggiamento? Ma io credo effettivamente sono due cose sicuramente diverse, il tipo di inflazione che deve gestire la ECB e il tipo di inflazione che gestire la Federal Reserve. C'era molti anni fa un famoso programma a televisione, si chiamava Non era Rai, io direi qui non è la Federal Reserve, perché molto semplicemente la ECB sta gestendo un discorso politico, la ECB è semplicemente dal punto di vista della sua genesi, è una struttura finanziaria che è stata incorporata in un progetto politico che si chiama Europa, per creare questa nuova Europa, e dunque deve ottemperare simultaneamente a molti, diciamo così, padroni. Ossia, d'altronde effettivamente nessuno dice che bisogna creare l'America, dunque veramente vedere l'ECB sotto chiave puramente economica è estremamente complesso, perché non ci si prenderebbero determinate decisioni. Io direi che lei sarà dura, dovrà mostrare che è dura, dovrà mostrare che può anche così, diciamo, fare una politica che non è di meno di quello della Fed, perché c'è una certa rivalità. Queste sono le due prime classificate, diciamo, del campionato.
questa è la seconda giornata dello scudetto, e allora vedremo qui effettivamente chi vince. Estremamente semplice. Io penso devono essere duri, ma non sono ancora lontani, perché con il 10%, tassi al 2%, quel che saranno, porteranno fino a quanto? Al 3, al 4? Certo. Io voglio sconfiggere un'inflazione core che mi sta alleggiando probabilmente vicino al 6 a questo punto, con base reale attuale, e poi chiaramente lo voglio fare con i tassi di interesse che sono inferiori di 4 punti percentuali, e poi chiaramente, ossia illudermi che questo funzionerà in una situazione in cui c'è una diffusione, uno spostamento fisiologico dell'inflazione dal famoso settore energia al settore dei servizi, e con chiaramente, secondo me, ossia queste richieste salariali saranno superiori al 3,7% del precedente comunicato. Dunque, ecco, e peraltro c'è molto attesa, perché tra poco partirà la conferenza stampa, Gian, su quella che sarà la tabella di marcia sul quantitative tightening, quindi il contrario del quantitative easing, con cui praticamente si disferà la Banca Centrale Europea già a partire dal 2023 di questi 5.000 miliardi di euro di bond che sono stati comprati proprio negli ultimi 8 anni. Ecco, questa è poi l'altra notizia che credo, no, cruciale della giornata. Sì, ma questa è una giornata cruciale, nel senso che nel momento in cui cominciano a fare veramente il quantitative tightening scattano due fattori: uno, dove faccio il tightening, e due, quale sarà l'effetto collaterale sul rischio paese e sui rendimenti. Appunto. Perché appunto, nel momento in cui io effettivamente tolgo liquidità, smetto di comprare bond, salgano così in tutto, devono salire i rendimenti perché sono meno acquirenti, estremamente semplici. Ma allora a quel punto salgono anche gli spreads. Ossia, di qua rischiamo, se loro fanno un passo falso, un impatto, come dicono in inglese, del second round, ossia chiaramente moltiplicatore, che non solo mi porta a un alzamento dei rendimenti, un alzamento anche degli spreads, e un potenziale necessario intervento da parte della European Central Bank per stabilizzare il mercato. Allora la domanda diventa: la European Central Bank entra sul mercato come i famosi specialist su New York Stock Exchange per stabilizzare il prezzo obbligazionario al margine, i rendimenti, o comincia a fare i famosi bot deals che facevo da ragazzo, dove tu compri l'intera emissione obbligazionaria? Ricordiamoci, qui c'è un fabbisogno molto forte di finanziamento. Secondo me la Lagarde è oramai la padrona d'Europa, i governi non hanno più i mezzi per fare una politica fiscale tutti estremamente unita, e dunque è lei che fissa il costo del denaro, fissa l'accessibilità al finanziamento. Questa signora è la nuova Metternich, estremamente semplice. Siamo proprio nell'epoca dell'assolutismo. Qui non ci sono più le istituzioni europee, non riescono a mettersi d'accordo sul cap sul gas, hanno litigato sul cap sul petrolio. Vediamo una disunione e non un'unione tra i 27. Certo. Vediamo se la Lagarde riesce ad imporsi come forza motrice ed unificatrice di una linea politica e economica. Certo. Questo sarà molto importante. Adesso vediamo, andiamo a vedere che cosa sta accadendo all'interno della BCE, così vediamo, ecco, dovrebbe iniziare a breve. Vediamo se arriva, insomma, adesso lo dico scherzando, ovviamente stiamo temporeggiando in attesa di sentire le sue parole, Gian, ma intanto ti chiedo anche come vedi la situazione dei mercati in questa ultima fase dell'anno. Ovviamente i mercati oggi sono deboli, sia dopo la Fed, sia in attesa della BCE, anzi adesso non c'è più attesa, però si attendono le parole della BCE, quindi un cenno su questo. Però intanto vedremo se arriverà puntuale Christine Lagarde, vista l'importanza del suo, anche della valutazione rispetto al suo atteggiamento. Mercati, come li vedi in questa ultima parte dell'anno? Ma io li vedo abbastanza fiacchi, se non credo faranno grandissime cose. Forse ci sarà un piccolissimo Santa Claus Rally negli Stati Uniti, per il mero motivo che quello di Santa Claus Rally, da cosa è, diciamo così, quella scintilla, è che sono molti che hanno già venduto per realizzare le perdite dal punto di vista fiscale, dunque c'è un leggero declino dei prezzi, e gli altri entrano sul mercato e cominciano a fare incetta della asset allocation per l'anno prossimo. Questo è il famoso Santa Claus Rally di cui tutti parlano, è probabilmente un congegno fiscale. Io li vedo abbastanza difficili, vedo molta volatilità, e vedo molti, io non eravamo di questa opinione, perché hanno detto sin dall'inizio che la Federal Reserve faceva botte, che questa era una Federal Reserve Bud Spencer, e continuavano a chiamarlo Jay Powell, non per nulla secondo noi, e dunque io li vedo abbastanza difficili. Ecco. Non credo ci saranno grossissime cose, ossia qua bisogna fare attenzione,
che c'è ancora un repricing in atto molto forte. Allora, intanto avete visto, sono entrati Christine Lagarde e De Guindos, e allora vediamo un po', lasciamoci sulle foto di rito, c'è sempre un primo momento di assestamento, per così dire, prima che inizino a parlare, ma possiamo cominciare ad alzare l'audio. Poi Gian, grazie mille, ci aiuterai come al solito a capire tutte le sfumature delle sue parole. E ogni tanto ti Sì. interromperò per un commento sulle cose magari principali. Stessa cosa tu, se valuti che c'è magari una cosa essenziale, commenta e io subentro. Allora, andiamo a sentire cosa stanno dicendo. Intanto, grazie Gian, a Grazie. Qui c'è ancora musica. Good afternoon and Ok, allora welcome to our press conference. aspettiamo di. Ecco, I'm joined intanto here on stage ci sono i by saluti di President rito. Lagarde Ecco, adesso ecco la parola Christine and Lagarde. Vice President De Guindos. No, My prima name De is Paul, of Guindos, ecco course. qua lui. As Non ancora. always, we are Ah, also connected to journalists who ovviamente join cerco di us fare via una sorta di WebEx and telecronaca a later to the distanza. question and Ovviamente answers. sta salutando tutti i giornalisti, coloro che sono collegati, e ha ovviamente mostrato la presenza, ma abbastanza ovvia, di Christine Lagarde e Luis De Guindos, e forse ci siamo. Sì. Thank you very much and good afternoon to all of you. Ma non si sente. The Vice President and Non myself sento, non so, c'è welcome un you to our problema press qui. conference. The Sto Governing Council sentendo. today decided to raise the Non si three key sente. ECB interest rates by 50 basis points, and based on the substantial upward revision to the inflation outlook, we expect to raise them further. In particular, we judge that interest rates will still have to rise Dov'è sto cazzo? significantly at a steady pace to Sentirla? reach levels that are No, io non riesco a sufficiently sentire nulla, qui restrictive c'è un problema, to ensure devo attainment of the ritornare target sullo screen, aspetta un inflation. attimo. Sì, sistemati, non ti preoccupare, adesso poi fammi sapere quando. Ok, Ok, adesso appena sei keeping interest rates pronto at restrictive iniziamo a levels sentirla. Intanto noi stiamo will vedendo in Cristina time Gardi. reduce Ok, inflation perfetto, vai. by dampening demand and will also guard against the risk of a Ok. persistent upward shift in inflation expectations. Our future policy rate decisions will continue Allora, to be ancora, data ridurrà driven l'inflazione riducendo la with domanda. a Le meeting by meeting approach. nostre future decisioni The key continueremo ECB a essere interest dipendenti dai rates dati e are faremo riunione per riunione. for setting the monetary policy stance. The Governing Council today Ossia, i also tassi di discussed the interesse principles sono i of principali normalizing strumenti the per yield regolare la nostra curves politica on monetaria. policy securities holdings. From the beginning of March 2023 onwards, Allora, questo è molto asset importante, managers questo è il profile quantitative of our tightening. portfolio will decline Dall'inizio di at a measured marzo. and predictable pace, as the Eurosystem will not reinvest all Allora, of the dal principal marzo del amounts for 2023, maturing securities. The decline will allora, rise to quello che 15 loro billion faranno, che non euros faranno il reinvestimento totale on average dell'APP. until the end of the second quarter of 23, Faranno 15 and its miliardi specific al mese. pace will be determined over time. Fino alla fine del secondo trimestre del At its 23. February meeting, the Governing Council E il will passo announce sarà detailed determinato nel plans tempo. for reducing the APP holdings. The Governing Council will regularly reassess the pace of the Allora, APP portfolio ammetteranno, reduction to annunceranno ensure that it remains consistent with the prossima overall monetary riunione policy strategy e emphasis regolarmente to ensure rivaluteranno il market functioning ritmo, and to chiaramente, maintain firm control di questa of politica. short-term money market conditions. By the end of 2023, we will also Avere be il in a controllo a breve position termine su to condizioni dei control mercati monetari. for steering Fine del short-term interest 2023. rates, which will provide information regarding the end point of the balance sheet normalization process. Allora, e poi rivedremo We decided to raise interest rates today anche successivamente la to nostra politica raise di riduzione a breve termine e daremo più dettagli su quantitative tightening. far too high Allora, questo è and is too importantissimo. deep to Abbiamo stop borrowing aumentato i demand. tassi di interesse oggi e The current aumenteremo Eurostat deficit successivamente limit perché l'inflazione è increased troppo was alta e rimarrà 10% sopra in target. November, slightly lower than the 10.6% recorded in October. Quello che dicevamo prima, The decline 10% resulted novembre, mainly from lower un po' energy meno del prices, 10,6 d'ottobre. food price inflation,
Il declino sono stati i prezzi dell'energia. Allora, i prezzi alimentari sono aumentati e persisteranno in questa grande incertezza. Abbiamo aumentato l'inflazione. Allora, media 8,4% 22, 6,3 23, l'inflazione scenderà in maniera marcata 20-23, 24 3,3, 25 2,3, mi sembra molto ambizioso. Allora, energia, inflazione 3,9 in media 22, 4,2 23, 24 siamo al 2%. Dunque estremamente ambizioso come progetto. Questo è importantissimo. Ci potrebbe essere una contrazione questo trimestre e il prossimo. Prezzi energia, molta incertezza, indebolimento economia globale e condizioni di finanziamento più severe. Allora dicono una recessione breve e così non profonda. La crescita sarà modesta, 23, e abbiamo rivisto all'ingiù la previsione. Allora, oltre le proiezioni, prevediamo che la crescita riprenderà 3,4 22, 0,5% 0,5 23, 1,9 nel 24, 1,8 nel 25, dunque crescita estremamente modesta. Bisogna di prese oggi sono elencate in un comunicato stampa. Adesso darò più dettagli, economia e inflazione. E poi darò la nostra valutazione, condizioni economiche e finanziarie. Allora, terzo trimestre 0,3. Allora, più inflazione e condizioni finanziamento più severe riducono domanda e produzione, riducendo reale reddito e più costi per imprese. L'economia globale sta anche rallentando, più incertezza. Allora, guerra ingiustificata Russia e più alti tassi globalmente. Allora, ci sono termini commerciali di scambio, più costo importazioni pesa su potere consumo. L'impiego è aumentato al 0,3%. E la disoccupazione è scesa a un nuovo livello record storico base. Allora, gli stipendi in aumenti dovrebbero compensare in parte la riduzione del consumo. Allora, l'occupazione potrebbe salire con una crescita minore. Allora, politica fiscale dovrebbero essere queste misure fiscali per proteggere contro energia più provvisorie e limitate per incentivare al risparmio di energia. Allora, se non fosse così, provocherebbe più inflazione, più tassi di interesse, più. Politica fiscale, più produttività,
ridurre debito alto pubblico, politiche per aumentare. Possiamo ridurre pressioni e prezzi nel medio termine. Allora, lei sta riferendo al Next Generation programmi medio termine. Ossia, è il nuovo contesto, regolamentazione EU rapido. 10% a novembre inflazione, meno costi energia, anche l'inflazione servizi leggermente inflati, ma gli alimentari sono aumentati del 3,6%. Allora, costi alti, produzione alimentari a prezzo consumo. Allora, le pressioni ai prezzi rimangono alte attraverso settori energia. Allora, inflazione core 5%, ma le altre misure dell'inflazione sottostante permangono alte. Allora, il problema è questo effettivamente. Ci sono questi sussidi ridurranno l'inflazione, ma quando questi sussidi vengono tolti aumenterà. Catene di rifornimento meno difficile. Allora, c'è ancora una domanda arretrata per servizi dopo pandemia. Il deprezzamento dell'euro aumenta prezzi. Ossia, crescita dei redditi aumenta, forti mercati lavoro e recupero stipendi. Allora, questo è importante, gli stipendi aumenteranno a ritmi ben sopra medie storiche. Ok, intese inflattive 2%, però da monitorare. Allora, rischi crescita economica all'ingiù, breve termine. Ossia, guerra contro Ucraina e il suo popolo, rischio all'ingiù. Costi energia alimentari potrebbero rimanere più alti. Allora, spero essere ulteriori ribassi se c'è più indebolimento che atteso. Rischio inflazione su. Allora, energia e alimentari, medio termine. Allora, il medio termine invece fattori interni, attese inflattive, più stipendi. Allora, se i prezzi di energia scendono e c'è meno domanda, riduce pressioni inflattive. Condizioni finanziarie e monetarie. Allora, indebitarsi costa di più per imprese e consumatori. Allora, i prestiti, erogazione, credito rimane forte perché le imprese sostituiscono obbligazioni con prestiti bancari, ma i consumatori si indebitano di meno, più tassi di interesse. In line with our monetary policy strategy,
Indebolimento settore immobiliare gioca anche sui consumatori. The interrelation between monetary policy and financial stability. The financial stability environment has deteriorated. Allora, qui due volte all'anno fanno analisi stabilità finanziaria. Stabilità finanziaria è peggiorata. Indebolimento economia e più rischi credito. In aggiunta, questo è importante. Rischio sovrano aumenta, indebolimento economica. Allora, sul medio allora, molto importante, lei dice sì, aumentiamo i tassi, riduce l'inflazione, ma nel breve termine c'è un rischio sistemico più, molto importante. Allora, c'è il rischio delle istituzioni finanziarie non bancarie, aumenta volatilità. Allora, le banche Eurozona hanno un buon livello capitale che riduce l'impatto della più stretta politica monetaria. Allora, la macroprudenziale politica rimane prima linea difesa. Allora, a medio termine, vulnerabilità. Per riassumere, abbiamo aumentato in tre tassi chiave, 50, e in base su inflazione li aumenteremo ancora, in particolare. Allora, importantissimo, i tassi di interesse a un passo costante, aumento significativo per assicurare il livello sufficientemente restrittivo per arrivare a medio termine 2%. Allora, tenendolo lì a livello sufficientemente restrittivo, riduce inflazione, riduce domanda e riduce attese inflattive. Marzo 23 ridurremo reinvestimento APP. Molto importante, questo è il tightening. Qui ci vanno sul serio. Saremo dipendenti dai dati e determinato riunione per riunione. E siamo pronti ad aggiustare tutti gli strumenti all'interno del nostro mandato per assicurare che l'inflazione ritornerà al 2%. Adesso siamo pronti per le vostre domande. Allora Gian, adesso ascoltiamo le prime domande, poi ti faccio subito fare un commento, valutiamo un paio di cose. Sentiamo però da dove partono i giornalisti, perché ci sono già tante cose che mi sono segnata. Che voglio... Sentiamo. At a steady pace, does that mean we are going to see more 50 basis points higher? I tassi significativamente più alti a un tasso costante. Vedremo più 50 e quanti aumenti di 50 o aumenti lei ha in mente? Come decidete sul quantitative tightening quali obbligazioni da reinvestire? Questo è il rischio sovrano di cui parlavamo. Grazie per le sue due domande. Prima, felice che lei ha recepito i due messaggi chiave. E uno dei messaggi chiave, in aggiunta a quello che mi si è detto, non solo aumenteremo i tassi, ma diciamo anche oggi. Allora, in maniera significativa a un passo costante per raggiungere il livello sufficientemente restrittivo per ritornare al 2% target medio termine. Questi sono i quattro key messaggi, adesso leggerà.
Oggi. E noi prevediamo dovremmo aumentare in maniera significativa. Cosa significa? Allora, lei deve vedere questo insieme al passo costante. Abbastanza ovvio che sulla base dei dati che abbiamo, aumento significativo, passo costante. Allora, noi aumenteremo a 50 per un certo periodo di tempo. Cosa sarà? Non lo dice. Secondo elemento è un passo costante. Significativo e passo costante, che significa? Abbiamo fatto progressi. Abbiamo fatto dei progressi, ma abbiamo ancora del terreno da fare. E questo è il gioco lungo, l'abbiamo detto, maratoneta. La seconda questione, seconda parte della decisione, quantitative tightening, riduzione del portafoglio, profitti chiave. Allora, prevedibile misurata riduzione. Principio chiave. Allora, il primo principio è inizio marzo. Inizio. Allora, la media mensile che alla fine del primo quarto sono 15 miliardi. E poi rivedranno e troveranno dopo il passo giusto. Perché abbiamo preso 15? Allora, rappresenta circa metà dei riscatti. Dunque, loro ricevono 30, reinvestono 15. Allora, noi abbiamo ricevuto dati dai nostri staff e dalle banche centrali e questo sembrava un numero giusto per normalizzare il bilancio. Allora, però rimane l'strumento chiave il tasso di interesse. Allora, ecco l'altra domanda. Alex Weber, Bloomberg. Tassi di interesse saliranno per un certo periodo di tempo. Può essere il tasso finale, sarà 3%. È questo quello che avete in mente? Su quantitative tightening? Cosa determinerà questa politica? Il mercato, cosa è la riduzione portafoglio obbligazionario? Inflazione o quello che può assorbire il mercato? Quei due componenti, la nostra politica monetaria, sono di natura diversa, questi due componenti. Allora, tasso di interesse, strumento principale è combattere l'inflazione, 3,2%. Il quantitative tightening? Funziona non nel background, sottofondo, per complementare la nostra politica monetaria principale, che sono i tassi di interesse. Dunque, non c'è nessun link tra questo, o riflesso tra monetary policy monetaria e riduzione. Riduzione dello staff. Che includono attese market tasso finale. Non permettono assolutamente un ritorno al 2% del nostro target. Dunque, dobbiamo fare di più e
e ci saranno nuove mercato delle attese, perché qui il 3% non è reale. In altre parole, andranno ben oltre i 3% come tasso finale. Allora, Gian, ti interrompo solo un attimo, poi ripartiamo Prego. e sentiamo altre domande. Parto proprio per chiederti un commento da un messaggio che ci scrive Marco. Dice, in modo ironico, sta rassicurando i mercati, più parla più si sprofonda, perché effettivamente possiamo vedere anche il nostro FTSE MIB, purtroppo così è, che adesso perde addirittura il 2,54% se vogliamo Sì, parlare sì. dell'Italia, ma insomma anche gli altri però indici sono, anche il DAX perde il 2,54%. Insomma, quindi non è solo Sì. l'Italia ovviamente a performare. No, 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 Cosa no. ne pensi? Poi un altro amico scrive: ma sicuramente saliranno, unica certezza, sì, non si sa quando però. Come si sta ponendo Christine Lagarde? Ma Cristina Lagarde si sta ponendo in maniera estremamente severa. È giusto questo atteggiamento? Ha capito che questa inflazione è insita nel sistema? La Christine Lagarde sta prendendo le posizioni corrette e la Christine Lagarde si sta ponendo realisticamente davanti a un mercato dicendo: guardate, qui siamo maratoneti, qui si va sul lungo termine, qui non prevediamo che si possa tornare mai più a questi livelli di tassi. Molto semplice, come abbiamo detto noi adesso, qua c'è la ridefinizione del punto minima massima, chiaramente dei tassi di interesse. Qui c'è un cambiamento di regime totale, abituatevi, costo finanziamento più e faremo reinvestimento limitato dell'APP, dunque preparatevi anche a rendimenti obbligazionari più alti, costo finanziamento più alto. Molto semplice. Sì. Infatti poi, vabbè, lei ha ribadito ovviamente quello che avevamo già letto nel comunicato, ma insomma, continua proprio a rimarcare, ha fatto un po' per me, Sì. non so, mentre ascoltavo ho detto sta facendo proprio la lista della spesa, è andata nel dettaglio di, ovviamente a partire da questa inflazione molto elevata e sulla quale insomma ha detto continueremo così ancora per un po', è andata proprio a toccare delle voci, no? Che Sì, sono sì. in questo momento le spese maggiori per tutti e quindi con questa preoccupazione intorno al rialzo dei prezzi. Ecco, mi sembra proprio che si E i stia. prezzi continueranno ad aumentare, non Appunto. illudetevi, i prezzi continuano ad aumentare e i prezzi aumenteranno sugli alimentari, c'è Bravissimo. l'impatto differito, ci sono l'aumento, c'era questione aumento stipendi. E stiamo Sì. partendo da una base di costi variabili, come ho detto prima, ai costi fissi insiti nel sistema che sono collosi e sono unidirezionali e non scendono. Ecco, tra poco andiamo su un altro, a toccare un altro punto che secondo me è molto importante, ma adesso torniamo un attimo a sentire cosa stanno chiedendo. Il Sì, fatto, lei ha parlato ovviamente anche della riduzione degli acquisti, quindi del quantitative sì. tightening, come hai detto. Ti Sì. Sì. chiedo però, ci arriviamo dopo, se secondo te la sostenibilità del debito, soprattutto italiano, è a rischio con questa riduzione degli Sì, acquisti. Ecco, tra poco tocchiamo ma anche questo se poi me aspetto. ne parleremo, Sì, perché la dopo questione è ci. l'Italia. Ok. Dopo ci torniamo, andiamo a sentire però, insomma, Sì, su sì, sì, cosa sì. sta Ok. insistendo ancora, ecco. Thank you. Turning now to VEDEX, I'd like to ask Questo è un Francesco processo Pezzali ecologico, from ok. Reuters to ask his question. Francesco, please. Good afternoon, everybody. So, a question about the meeting. Did the Governing Council discuss a bigger or a smaller rate hike than the one it was approved? And Una why was it domanda slower sulla than riunione. the Avete discusso di un aumento più immediate reaction piccolo o più grande o un ritmo più lento o più veloce? an example, your colleague and fellow countryman, Villa Roa de Galo, said he Cosa wanted to dovete see vedere greater prima di smettere di quantitative tightening aumentare i across real tassi? rates, across most maturities, and anchored inflation expectations? Do you broadly agree with him? Allora, Thank you for your two Windows, questions. On the first one, diffuso riduzione Mr. rendimenti e attese Governor, there was inflattive. general consensus Grazie about per le the sue favorable domande. assessment of the current economic situation and general agreement about the orientation that we have and the strategy, Consenso generale, which is valutazione decisive economica and determination e to generale accelerate consenso, right to turn orientamento, inflation strategia. around and to use all the tools that are most appropriate Decisiva in that. determinazione
riportare inflazione al 2% e usare tutti gli strumenti atti. Non tutti erano d'accordo sulle tattiche. C'è una grossa maggioranza. Dobbiamo mostrare perseveranza, muovere a un tasso costante, fare il gioco lungo per coprire il terreno che dobbiamo coprire. Lei farà domande? Strategia, direzione, orientamento, accordo totale. Alcuni avrebbero voluto fare di più. Interessante, quello che dicevamo prima, 75 era sul levo, era sul tavolo. C'era chi voleva fare 75. L'altra domanda, vorrei riportarvi ai quattro messaggi. Uno è molto importante. Primo paragrafo. Primo paragrafo dello statement, del comunicato. Tassi dovevano aumentare significativamente a un passo costante per raggiungere il livello sufficientemente restrittivo per riportare al 2%. E poi tenere questi tassi per un periodo più o meno lungo, che loro faranno una politica sostenibile, faranno il gioco lungo, non mollano, perché loro vogliono che il tasso di inflazione rimanga. Allora, tassi di interesse devono rimanere alti. I'm sorry for not appearing on video. I cannot find the right button to push. My question is about the ESM. Actually, it seems the Italian government is poised to be the only eurozone government. Allora, questo è ESM, che era il meccanismo di salvataggio. And some in the government claim recently that the ESM in its current form has. Riformerete l'ESM. So would you like to comment on this? Allora, alcuni dicono che è uno strumento obsoleto. Allora, l'ISM era parte integrale dell'OMT, che erano le Open Monetary Market Transactions, che facevano parte del legato Draghi. ISM, OMT, era Draghi. Grazie per questa domanda. Allora, ci fu questa causa davanti alla Corte Costituzionale. La Germania non ha ancora ratificato. Dal punto di vista della BCE, è che noi abbiamo avvocato molto tempo il completamento dell'unione bancaria. Allora, speriamo che questa convalida arrivi a breve termine. Il rapporto tra ISM e OMT, sotto i principi esistenti, sotto, possono attivare ISM in relazione all'OMT. L'ISM ha una sua regolamentazione. Può operare e può operare anche in relazione all'OMT. Hello, President Lagarde. Two questions for you. First one is in your growth forecasts, your forecasting. Due domande. To the historical run rate that the Eurozone. Nella sua previsione di crescita. Do you think that's likely, given all of the structural changes that are happening in the economy and everything that's. Voi ritornerete al ritmo storico dell'Eurozona. Come pensate che ciò avverrà, considerando tutti i cambiamenti?
perdite della banca centrale. Molte banche centrali nazionali avvertono che avranno grosse perdite causa aumento tassi di interesse. Allora, lei crede che queste banche centrali e Eurosystem possono gestirsi con un mezzi propri negativi? Due domande. Proiezioni GDP. Abbiamo riviste leggermente 2022. Abbiamo fatto downgrade abbassato 2023 del 0,4. Or downgrade of those projections, and we believe that after this allora 24 25, 1,9, 1,8, nessun cambiamento. Growth will actually return, and let me give you a couple of examples of those factors that will fade. One, una volta che certi fenomeni vanno a sbiadire, la crescita ritorna. The supply chain and the bottlenecks that have prevented operations from functioning properly. Allora, i fattori che potrebbero alleggerire catene di rifornimento, e questo sta svanendo in maniera significativa. Cosa succede alla Cina? E la sarà molto interessante monitorare la Cina. Un'altra ragione? Allora, la forza del mercato lavoro e siamo a livelli di disoccupazione bassi, storici, e anticipiamo una breve e non profonda recessione. Allora, occupazione alta e percezione aumenta. Domanda energia. Come la nostra economia in 3 anni svilupperanno nuovi metodi di funzionamento su rinnovabili? E che impatto avrà il prezzo dell'LNG? E quale sostituibilità potremmo beneficiare? Premessa è che questa, ossia fossil fuel, ossia russa, diminuisce. Questo 1,9-1,8 eurozona precedente riprenderà e ci sarà questa ripresa, però sarà sempre il tasso di crescita precedente pre-crisi. Lei mi chiede anche perdite banche centrali, alcune banche hanno già comunicato ai mercati, possono essere possedute anche da enti non statali e loro hanno indicato potenziali perdite e la base capitale. E tutte queste banche centrali dovrà guardare il proprio bilancio e dovrà vedere anche la governance, la regolamentazione e il contesto legale. Dipende. Guardiamo banca belga, la banca d'Italia. Contesto generale deve essere rivisto. Quando guardiamo la storia, quello che è successo ad altre banche, le banche centrali possono operare nonostante questa posizione capitale e hanno anche operato sulla base di mezzi propri negativi. Ma sarà una questione locale, regolamentazioni specifiche. Quello che capisco io, che so io, che
alcune di queste banche hanno fatto proprio delle provvigioni, delle riserve per superare crisi. Ma sarà, ognuna sarà diversa di queste banche. Ma storicamente hanno generato grossi, un certo utile. Rate will already fall in December, and do you think it will be more difficult to go on hiking rates if inflation is falling? Lei crede che il tasso di inflazione scenderà in dicembre? Well, thank you for your question. It may well be. E lei continuerà a aumentare i tassi se l'inflazione scende? HICP, grazie. Core inflation, dovrebbe essere numero dicembre. Headline e core siano un po' più basse queste stime, questi numeri. Abbiamo buona ragione. Abbiamo buona ragione di credere che gennaio e febbraio saranno più alte. Dobbiamo guardare il trend, dobbiamo guardare le prospettive inflattive, dobbiamo vedere quello che è stato raggiunto e dove vogliamo andare. Oggi credo che conta. Allora, quel conta è la destinazione, dove vogliamo andare. Abbiamo ancora più terreno da fare. E questo è il famoso gioco lungo, come diciamo noi. Dare un po' di sostanza. Già a febbraio, mesi sono dove i prezzi di energia vanno ad intromettersi, vanno a toccare il livello al dettaglio. Ci sono paesi dove i prezzi all'ingrosso hanno ancora raggiunto i prezzi al dettaglio, dove ancora non sono visti questi alti prezzi causati all'energia. L'altra componente che salirà. E saranno i generi alimentari e energia alimentari continueranno a impattare e aumentare. Ecco Gian, a proposito di costo, intanto noi stiamo di prezzi, insomma, lei sta continuando a parlare di questo perché effettivamente poi le domande principali ruotano intorno a questo discorso. Sto vedendo l'euro-dollaro che continua a salire, ne abbiamo già parlato prima, nel senso che ovviamente adesso la Banca Centrale Europea ha annunciato in modo definitivo che stamperà, lo diciamo proprio molto in modo semplice, stamperà meno moneta, quindi l'euro insomma in qualche modo sta acquistando un po' di forza, un po' di potere da questo. Ti chiedo un commento, e siamo a 1,0705, 0,22 è l'euro che si sta rafforzando, il dollaro che si indebolisce, insomma un'analisi, e poi appunto questo discorso del gioco lungo che tu hai ribadito, che ci riporta un po' a ciò che abbiamo letto anche sul comunicato, che è poi il punto intorno al quale sta ruotando anche il discorso di Christine Lagarde, il medio termine che vede l'inflazione scendere solo nel 2025, appunto con il medio termine che è il periodo rispetto al quale la Banca Centrale Europea sta prendendo le misure, no, per far scendere effettivamente l'inflazione. Ecco, analizziamo questi due aspetti. Vabbè, intanto una battuta sull'euro-dollaro e poi questo discorso del medio termine. Ma io credo che effettivamente la questione euro-dollaro è estremamente semplice. Qui c'è una ECB piuttosto aggressiva, fa il gioco lungo, forse un po' più aggressiva nel tono di cui si potesse pensare, ma ha cercato di trovare un equilibrio tra discorso economico e discorso politico. Dunque è probabile che il mercato adesso, diciamo, aspetterà e vedrà, lo faranno, non lo faranno, ossia questo faranno o non faranno questa time series di aumenti. Dunque probabilmente vedremo un dollaro più debole, ma più debole nei confronti dell'euro, e prevediamo anche che sarà l'euro forte più che il dollaro debole. Questa è un po' la mia analisi. Okay. Per quel che riguarda il famoso medio termine, se puoi ripetere un attimo la domanda per cortesia? Sì, cosa pensi? No, il fatto che stia insistendo su questo medio termine, secondo te, insomma, medio termine, cosa significa? Perché forse anche con te nella riunione precedente ci siamo proprio fissati su questo concetto, no? Quindi oggi sta tornando ancora molto, molto prepotentemente. Ma il medio termine chiaramente vuol dire che loro non molleranno, loro prevedono che questa politica può durare altri 2 anni, ossia cos'è il breve termine? Meno di un anno.
il breve termine, medio termine dall'1 al 5. Dunque qui c'è un settore, c'è un fenomeno poliennale che si estenderà, e questa è la cosa più importante secondo me, ossia qui per questo che il mercato scende, il mercato non potrà avere, diciamo, un sollievo per che riguarda questi aumenti tassi e questi tassi alti nel breve termine, perché c'è questa ridefinizione definitiva di questo arco, di questa forbice dei tassi, tasso minimo e tasso massimo. Qui c'è tutto l'asse che si sta spostando, è quello che abbiamo detto noi all'inizio della trasmissione, tutto quello che abbiamo detto si sta avverando, il gioco lungo, ortodossia monetaria, e trovo molto interessante per questo che l'euro sta salendo, che alcuni nel comitato volevano fare 75, e l'abbiamo detto, esatto, c'era questa posizione e ci abbiamo preso, volevamo fare 75, e alla fine ha prevalso la politica sopra l'economia. Ecco, sì, ha prevalso appunto la cautela rispetto a un eccessivo rallentamento economico, no? Questo è un po', esatto, il tema. Esatto. È da una crisi del debito, perché lei ha anche menzionato che ci bisogna fare attenzione perché ci può essere un rischio sistemico. Ecco, questo l'avevamo lasciato in sospeso prima. Io ti ho chiesto molto banalmente se senza acquisti della Banca Centrale Europea la sostenibilità del debito italiano è a rischio, in generale, sì, il debito sovrano. Ecco. Ma io credo che effettivamente l'Italia non è che faccia default, ma già com'è non è sostenibile, nel senso che è un paese che ha un debito, ossia il rapporto debito GDP che è estremamente alto, e che si regge con questa conferenza praticamente del luglio 2020 che ristabilì, diciamo, fu una specie di congresso, ossia di Vienna del 1814, concerto d'Europa, all'epoca Merkel uguale Metternich, che ha emesso una lettera di patronage forte dicendo monitoreremo e terremo conto della situazione economica, se no l'Italia non era investment grade. Ricordiamoci che noi siamo in Italia BBB- da uno dei grossi rating agencies, dunque siamo a livello minimo per l'investment grade. Se lì dovesse succedere qualcosa, scoppia il 48. Certo. Allora Gian, sentiamo che cosa sta dicendo, perché secondo me a breve terminerà. Poi okay, facciamo un commento anche sui mercati, perché stanno veramente, il mercato non è molto rassicurato da questa conferenza. E appunto, allora sentiamo che cosa stanno dicendo ancora e poi andiamo a commentare i mercati. Sì, sì, ok. Non stiamo facendo un pivot, non stiamo rallentando, di nuovo il gioco lungo. Per questo dobbiamo aumentare, per muovere a un passo costante, dobbiamo raggiungere un livello sufficientemente restrittivo. Arriverà al 2%. E dobbiamo rimanere a quei livelli. Non rimanere a quei livelli. Sufficiente certezza che ci siamo arrivati e che abbiamo domato l'inflazione. Non tutte le banche centrali sono coordinate un con l'altra. Domanda criptovalute. Adesso che Bankman-Fried è dietro le sbarre. Qual è la sua opinione sulle criptovalute e come dovrebbero essere regolamentate? Lei ha paura che Facebook potrebbe lanciare una sua cryptocurrency? Allora, in Italia il mercato si è calmato intorno all'Italia dopo il nuovo governo, e lei crede che il TPI, questo Transmission Protection Instrument, ossia possa avere già un impatto sul mercato? Perché effettivamente lo spread è di meno? Questa è la mia aggiunta. Perché c'è meno timore intorno all'Italia? Prima domanda. Allora, io appoggio ciò che dice Mr. Panetta,
Allora bisogna incorniciare, definire questo digital euro, ne sapremo di più ottobre 23. Allora sapremo se lo faremo. Io molto tempo fa indicato che gli asset crypto dovevano essere regolamentati su una base formale. Quando l'ho detto molti hanno riso, fino ad oggi ci deve essere un contesto, una regolamentazione, una trasparenza, perché non ci sono consumatori ingannati causa crypto assets, criptovalute. Sento molto fortemente e mi fa piacere se i colleghi nel mondo che la pensano allo stesso modo. Dopo, e con FTX vediamo che la mancanza di regolamentazione stanno facendo delle tensioni nel mondo. Con MiCA 1 e MiCA 2 stiamo ponendo degli standard. TPI, questo è uno strumento che abbiamo, che con la fiscalità del reinvestimento e che chiaramente che ci sia la trasmissione in maniera ordinata politica monetaria a tutta l'area euro, e quello che noi vediamo è che la nostra politica monetaria è trasmessa in maniera ordinata, dunque non rischio sistemico, e questo è uno strumento che abbiamo, useremo. Simile domanda che fatta a Powell. In confronto alla meeting di ottobre, alcune metriche finanziarie sono allentate. Questo per esempio può ridurre la vostra voglia di combattere l'inflazione? Seconda domanda. Vogliamo aumentare i tassi a un passo costante. Questo è il forward guidance, è dare in anticipo. Perché sta rinunciando alla flessibilità e dicendoci che aumenteremo il 50? Grazie. Vorrei vedere chiaro questo punto. Ossia, il forward guidance, questo dare in anticipo indicazioni, lo prendiamo come principio nel quantitative timing. E poi faremo 3-4 mesi di QT e poi rivaluteremo. Tassi interesse. Guarderemo i dati, saremo data dipendenti. Rivedremo i dati. In particolare quando facciamo queste riunioni, proiezioni trimestrali. Poi sappiamo oggi, viste le condizioni finanziarie e visto il nostro tasso finale delle proiezioni, questo non basta. E dobbiamo portare questa lotta e continuare la battaglia contro l'inflazione. Questa non scherza. Continuiamo un passo costante questo è un altro 50 punti e riunione prossima e forse alla quella dopo e forse anche dopo qui questa veramente questi si sono scatenate, non è il one shot, è la time series come dicevamo.
E infatti, data dipendenti, ti faccio una domanda flash su questo, poi ti leggo Sì, sì. un messaggio di un amico. Ma non avrebbero dovuto essere un po' più dipendenti prima dai dati, o lo sono sempre stati, secondo te? Ma secondo me sono stati dipendenti dai dati, sono stati anche influenzati, diciamo, dalle loro proiezioni. C'è una non linearità qui nell'inflazione, c'è una imprevedibilità di certi fattori esterni e ci sono cose 18, con più di 15 paesi lì dentro, ognuno con una politica fiscale, regolamentazione diversa, cioè sistema bancario domestic diverso, trasmissione scosse da wholesale, dall'ingrosso, diciamo così, da monte a valle, allora è estremamente difficile. Questi non sono gli Stati Uniti, questo è un gruppo eterogeneo, ossia estremamente diversificato, dal quale si sta tentando di desumere un orientamento generale. C'è un grosso margine di errore. Ok, e allora io prima ti chiedevo un parere sui mercati che stanno, Sì. insomma, ecco, non è che stanno reagendo molto bene, guardate solo No. il FTSE MIB, il crollo che sta avendo. Alberto, che ci saluta, scrive: ma domani ci potrebbe essere una ripresa degli indici dopo la discesa attuale? Allora, facciamo un po' un ragionamento, che cosa sta preoccupando principalmente il mercato, a tuo parere, Gian? No, il mercato è estremamente preoccupato dal fatto che questi tassi aumenteranno, che il costo finanziamento aumenta, che ci può essere uno scossone dal punto di vista del rischio paese, perché la Lagarde ritorna sulle sue posizioni, che lei non è lì per salvare i paesi indebitati. Dunque, questo è un punto molto importante. Secondo me, lei alza i tassi in Europa, Eurozona, sale l'euro e diminuisce la competitività del sistema export. Molto importante è che chiaramente questo è il problema di base, perché la recessione colpirà in maniera diversa tutti i diversi paesi e non si può unificare. Dunque, questo secondo me è il vero problema. I costi di finanziamento salgono, combattere l'inflazione, inflazione riduce domanda perché squeeze presa su consumo, potere consumo dei singoli e imprese non investono perché il costo di finanziamento sale. Dunque, molla. Operazione a tenaglia, consumatori impattati chiaramente da inflazione, minore reddito reale e imprese che non investono perché hanno chiaramente un rendimento da rivedere sulla base del nuovo costo di finanziamento. Ok, Marco scrive: i mercati odiano l'incertezza. Definire i rialzi per un certo periodo di tempo senza sapere per quanto è stato deleterio. Ecco, questo è un ottimo spunto, Gian. Cioè, è vero che cosa ci stanno dicendo? Cosa che ha detto anche Powell? Noi proseguiremo con questa politica, ma non Sì, sappiamo, sì, sì. cioè non hanno dato delle indicazioni precise, ma è possibile, sarebbe possibile dare indicazioni precise o no? E poi la riflessione dell'amico è giusta, cioè i mercati odiano l'incertezza e quindi questa è la cosa fondamentale, no, della questione. Ma io credo che ci siano molte questioni fondamentali, cioè l'abbassamento del costo del finanziamento, che qui la pacchia è finita, ossia qui non c'è più, andando via qua che c'è sta il salmone, come dicono a Roma, Ok, qui il salmone sì. non c'è più, io soprattutto nella capitale. Gli anni 60-70, ossia, per cui queste cose molto bene, ossia, qui ci sono i soldi gratis e questo è estremamente importante. Questo è il primo grosso avvertimento. Qui le cose sono cambiate, hanno ridefinito questa forbice dei costi di finanziamento. I costi di finanziamento saliranno per le imprese più deboli, saliranno per i paesi più deboli. Io credo che chiaramente, non credo che l'Italia affondi perché a quel punto scoppia veramente il 48, però chiaramente ci sono delle pressioni e anche sulla capacità dei singoli paesi generare, diciamo, una politica fiscale così accorta e sufficiente per scongiurare in certi casi un rallentamento dell'economia così spropositata o disproporzionata ad altri paesi. Questo è il Certo, discorso fondamentale. certo. Il discorso l'arco temporale, allora io aumenterò i tassi 3 volte, 4 volte, 5 volte, 2 volte, lei l'ha appena detto, lei questa qua chiaramente non sa più a che santo votarsi, dice guardi, adesso 50, noi pensiamo prossima volta a 50, forse quella dopo e forse anche quella dopo. Siamo a 2, questi secondo me arrivano a 4. Ossia il mercato non può sapere perché ci sono delle non linearità, come lei accennava anche nella sua presentazione, di come si diffonde questa inflazione e di come c'è il passaggio
da questa inflazione, direi che praticamente a monte, che è quella della catena, sulla catena di valore, per esempio, sono i prezzi all'ingrosso al consumatore singolo. Questo è estremamente importante. Lei non dà nessuna illusione è vero, quello potrebbe essere il tasso di inflazione, e dice io devo essere data dependent, ma qui data dependent vuol dire aumentare, non vuol dire ridurre. No, certo. Lui sta giocando, la ECB gioca libero. No, casi. È ovvio che non è 4-2-4. Esatto, è ovvio che ai mercati l'incertezza è la cosa più fastidiosa, per i mercati l'incertezza è la cosa più fastidiosa, ma in questo contesto, lo abbiamo già detto, il conflitto Russia-Ucraina che continua a essere lì e non si sa. Ovviamente, appunto, questo discorso di essere dipendenti dai dati, bisognerà vedere anche relativamente che a come si svolge. Esatto, che dati sono, che poi sappiamo molto bene che la maggior parte di questi dati saranno direttamente proporzionali alle intese o meno che si raggiungeranno proprio nel conflitto, nell'ambito delle azioni diplomatiche, sì, del conflitto Russia-Ucraina, non solo ovviamente, però un altro messaggio: uno sbarco duro nel ciclo economico, un'economia sta rapidamente passando dalla crescita alla crescita lenta e piatta, mentre si avvicina alla recessione, di solito causata dai tentativi governativi di rallentare l'inflazione. Sì, ma è un procedimento abbastanza, si alzano i tassi per combattere l'inflazione e l'economia rallenta, però del resto abbiamo un'inflazione veramente pericolosa adesso, che sta cominciando ad andare sui frutti in America, Gian, ma per il resto siamo ancora appunto ben lontani. È un concetto che è ritornato continuamente in questa conferenza. Ma idea che effettivamente sia questa, non è la Fed, come dissi, per attuare, non è la RAI, questa è una ECB che deve combattere altri demoni, sta combattendo su più fronti, lei lo ha accennato, il dissenso all'interno, diciamo, forse adesso vedremo chi è stato unanimo, no, io voglio vedere in minutes gli appunti di questa riunione, che sicuramente saranno estremamente interessanti, bisogna dire, ha fatto a botte, e lei l'ha detto, c'è un consenso generale. Cosa vuol dire il consenso generale? Non lo capisce nessuno. Qui ci sono i falchi, c'è l'asse franco-tedesco che alla fine ha detto ok, facciamo una transazione, come si vuol dire giuridicamente, e faremo 50 punti base. Ossia, questo è estremamente semplice, ossia qui andiamo davanti a una situazione, sì, dobbiamo combattere l'inflazione, lei dice è un'inflazione importata, forse c'è il prezzo dell'energia, allora lei signora me lo spieghi, il prezzo del gas è crollato, il petrolio è crollato, ossia l'LNG chiaramente, ossia, ha una sua dinamica, il prezzo dell'energia è sceso, lei signora come mi spiega a questo punto al 10,6, al 10%, con un spot su WTI che è sceso del 20%, e che il gas ancora a livelli molto alti. Il vero discorso è un altro, secondo me. Questa è una gran bufala, scusa l'espressione, sulla storia dell'energia. Il vero discorso è che è finita la pacchia, sia dal punto di vista dei tassi di interesse e del costo di finanziamento, sia dal punto di vista dell'energia che costa poco. L'Europa ha vissuto con il gas russo un momento d'oro, si potrebbe dire, paragonabile a quello dei paesi occidentali sviluppati, si stavano sviluppando nel dopoguerra con il petrolio saudita a $2, qui non c'è più il gas russo che costa poco, e c'è stato un indebolimento a lungo termine competitivo della zona Europa che andrà a incidere. Vediamo già le imprese che cominciano a dover ridurre la produzione perché semplicemente non ce la fanno coi prezzi. Il carburante c'è, l'energia c'è, bisogna pagarla, e ricordiamoci una cosa estremamente importante, io lavoro molti anni in questo settore, che chiaramente tutte queste grosse transazioni da parte dei fornitori alternativi, non solo un piano Marshall, io ti do questa merce gratis e tu mi paghi tra 1000 anni, ma sono così transazioni, certo, che vengono concluse su base commerciale. Qual è il grosso problema del gas cap? Che sono quelli che dicono ah, qua bisogna mettere un cap, un tetto, no, qua moriremo tutti, i dati dicono sì, tu bravo, tu metti il cap e poi il gas non ce lo vende nessuno, noi dobbiamo rimanere competitivi, per cui questo è un problema molto molto grosso, quello dell'energia, ma il vero problema è che qui stanno mancando due delle assisi principali di quella che è stata la sopravvivenza dell'Eurozona. Io credo che questo 1,9% di crescita, you know, questo mi sembra tutto molto ambizioso, qui andiamo a un periodo di crescita lenta.
Ecco, intanto appunto un ultimo giro di commento da parte Prego. tua sui mercati. Andiamo a vedere con i grafici Sì, che cosa sta vediamo un po' accadendo, se in WhatsApp. Europa, esatto, WhatsApp in Europa e anche in America in realtà, perché è Sì, tutto rossa, la ce l'ho qui. situazione è tutta rossa. Sì. Allora, Sì, meno 2,71 il sì. nostro indice italiano, il FTSE MIB, è quanto perde in questo momento. Guardate che crollo ha, insomma, tutti, si vede, questo è un grafico daily, il CAC di Parigi meno 2,94%, l'Ibex di Madrid Sì. meno 1,57%, il DAX di Francoforte cede il 2,97%, insomma, la Sì. locomotiva europea, evidentemente c'è questa Chiaro. sensazione di quello che sta succedendo, il FTSE 100 meno 0,93% e anche gli indici americani sono appunto negativi, il Dow Jones cede l'1,61%, l'S&P 500 Sì. l'1,62% e il Nasdaq l'1,91%. Jean, appunto, che cosa accade adesso a tuo parere? Ma accade adesso e continua a scendere, secondo me, perché qui chiaramente, ossia, sono due botte una dopo l'altra. C'è stata, io per noi assolutamente no, che l'abbiamo scritto, ridetto, avevamo quasi portato in Cassazione, che dicevano che era così lo spauracchio, invece ho avuto pienamente ragione sulla Fed. Ossia, questo era chiaro. Paolo ha sempre detto che avrebbe fatto quello che avrebbe fatto, e lo aveva fatto, quello dico, l'avevamo già previsto, l'ho già annunciato mille volte, cronaca di una morte annunciata, secondo me. Ossia, la ECB, io ho l'opinione, faranno 50 politicamente. Dunque, cosa succede adesso sui mercati? Secondo me c'è una pressione all'ingiù, forse rimbalzano, forse no, c'è sempre, come chiamano qui, il rimbalzo del gatto morto, il dead cat bounce, ossia un termine molto così scioccante, ma Sì, si usa sì, molto a Wall sì, Street. sì. Potrebbe esserci, ma secondo me qui il vero discorso è quanto tempo durerà tutto ciò. E ricordiamoci, qui la pacca è finita, qui non c'è più il salmone, qui non c'è più nulla. Qui bisogna fare i conti con un'altra realtà, un'altra struttura dei costi. Bisogna anche vedere a un certo punto, secondo me, se l'export, ossia da una Cina che riparte, possa compensare in parte, ossia per esempio la Germania. Ossia quello che noi stiamo vedendo svolgersi adesso sui mercati europei è una questione interna. Questa è Europa su Europa, questa è l'Europa che dice: io non so più questi grossi mercati export, perché il resto del mondo rallenta. Io pensavo forse di avere una ECB un po' più comprensiva dal punto di vista del costo del finanziamento, perché ricordiamoci una cosa molto importante in Europa: da dove scaturisce la domanda di credito? Prima era investimento in via capitale, adesso è probabilmente capitale circolante, ossia questo è molto importante, perché le imprese cominciano ad avere anche certe carenze di liquidità, alcune, non tutte, bisogna dirlo. Certo, Dunque, certo, questa è una certo. situazione abbastanza complessa. Liquidity minus, secondo me, circolazione all'interno del sistema finanziario, export che rimane, così, non dico inesistente, perché chiaramente sono sempre i mercati che tirano, però che chiaramente non puoi più fare affidamento sulla struttura costi, che dovrebbe contrapporsi ai ricavi che potrebbero anche cominciare a ristagnare. È tutto lì. Esatto. Infatti poi si mette in evidenza adesso anche tra le varie notizie come anche Wall Street, no? Stia Sì. raccogliendo tutte queste sollecitazioni, chiamiamole così, della Banca Centrale Europea, che quindi abbiamo visto, insomma, anche Wall Street sta performando in negativo. Peraltro, diciamoci la verità, gli investitori americani, Jean, stavano ancora in qualche modo un po' digerendo le parole di Powell e adesso si sono aggiunte quelle di Christine Lagarde, no? E quindi, insomma, in questo momento, alla fine di un anno, sicuramente come quello che abbiamo vissuto il 2022, è un bel colpo, no? Come dici tu hai detto più volte, la pacchia è finita e credo che sia l'espressione giusta, ma la pacchia Sì. fosse finita, i mercati lo sapevano già, però è una piccola provocazione, quindi voglio dire, bisogna un attimino agganciarsi ad altro, cioè la pacchia finita Sì. era già evidente, non è una cosa No, che abbiamo scoperto oggi. Sì. ma è come dicono in inglese, una frase molto bella in inglese: it's the head and the heart, è la testa e il cuore. La testa e il cervello, diciamo, la mente ha capito, ma il cuore non vuole accettare. E Ah, questa mattina abbiamo ok. capito che il cuore ha dovuto accettare che questa situazione è cambiata, che non si torna dove si stava prima, che questa era. Per cui non stiamo chiudendo, diciamo, uno potrebbe dire: ah sì, qui stiamo chiudendo con l'epoca pandemica. No, qui stiamo chiudendo con tutto quello che è successo dopo la crisi finanziaria. Se noi guardiamo i tassi americani oggi, sono a livello più alto da 2007. Dunque stiamo parlando addirittura di livelli pre-crisi finanziaria. C'è stato qua tutto uno sviluppo che era imperniato sui costi di tasso
tasso zero, sono sorte imprese, c'è stata una speculazione folle, guardiamo le criptovalute, anche un byproduct di questo fenomeno, e noi guardiamo molto attentamente, per esempio, tutto quello che può essere in molti paesi, le obbligazioni ad alto rendimento, se gli spread aumenteranno, se queste società saranno capaci di rifinanziarsi o no, perché ormai secondo noi si sta pensando proprio da una questione di tasso a una questione di disponibilità finanziamento. Queste possono anche dire: io sono pronto, noi siamo pronti a pagare 3% in più, però c'è qualcuno che gli dà i soldi, c'è chi non glieli dà. Certo. Ricordiamoci anche che la Banca Centrale Europea ha avuto un grosso ruolo nel finanziamento a basso costo, hanno fatto queste operazioni di Teltro, però hanno aumentato il tasso per ridurre liquidità, sono stati rimborsati penso qualcosa come 700 miliardi di euro di finanziamenti agevolati, ossia a questo punto questa liquidità che esce dal sistema, faremo tutto un repricing del sistema monetario, tutto il spazio del sistema bancario, aumenteranno gli spread e l'Europa ha paura per il rischio paese, perché questa signora ha detto molto chiaramente: non siamo chiaramente alla zattera della disperazione per quelli che sono indebitati, ha anche detto che questi paesi dovranno procedere al più presto con riforme a medio termine, in Next Generation, chiaro avvertimento all'Italia, Giorgia Meloni fa attenzione, tu ti devi far sborsare questi soldi, sono qua a finire male, e io sono convinto che cominceremo a vedere di nuovo delle avvisaglie sull'Italia, dove c'è un sistema micro che funziona molto bene, aziende eccellenti, ma c'è un sistema macro che è proprio questa zavorra enorme e questo indebitamento che poi non è solamente il debito o obbligazioni, ma è anche chiaramente il costo futuro di tutti i benefici sociali, si farà sentire. Okay. Questa è una situazione molto molto complessa qui. Certo, certo. Ok, Gian, direi che sei stato assolutamente chiarissimo. Io ti saluto, ti ringrazio per essere stato con noi, ci sarà modo di commentare prego. A posteriori, anche magari prima della fine dell'anno, ma insomma in questa ultima parte del 2022, alla luce anche di quello che le banche centrali hanno messo sul tavolo. Grazie Gian Ergas, sì, sì, sì. A presto e buon lavoro, grazie mille Gian. No, un piacere per me, grazie. Grazie. Io saluto anche tutti gli amici che hanno scritto, anche chi non ha scritto, naturalmente chi era collegato con noi per questa diretta sulla Banca Centrale Europea, e attendiamo, vediamo che cosa succederà. Ovviamente ci sono tante incognite, è un po' il mantra che ci ripetiamo sempre. Grazie ad Alessandra in regia. I mercati sono negativi, li abbiamo appena visti con Jean, ecco, questo è sempre il nostro indice, insomma la situazione è, perde oltre il 3% in questo momento, meno 3,11% il FTSE MIB, non è l'unico ovviamente, tutto è in rosso oggi, in quella che possiamo definire insomma la settimana delle banche centrali. Buon proseguimento di giornata sulle fonti TV e seguiteci sui social, ciao!